ancora un brevissimo tempo. E voglio sottolineare che questo ritorno di Gesù sarà improvviso. Il nostro futuro, altro che incerto, altro che ambiguo, è un futuro certo e glorioso, pur non avendo fatto nulla per meritare tutto questo, ma solo per grazia. Gesù è venuto sulla terra per servire, ma lui che è il capo della Chiesa continua a servire la sposa, perché intercede alla destra di Dio il Padre, scritto nella parola del Signore. Ed è lui che dice: vado non a comandare di prepararvi qualcosa, vado a prepararvi. È un impegno personale. Ogni cristiano, ogni credente sa, mentre siamo in vita, che da un momento all'altro il Signore improvvisamente verrà. Noi sappiamo che comunque sia il nostro tempo è un tempo breve, limitato. Noi viviamo il presente ed è il presente un tempo brevissimo. È in questo tempo che ci è concesso, noi vogliamo davvero considerare l'importanza di essere trovati pronti. Sappiamo che la Chiesa sarà rapita improvvisamente. Il Signore è all'opera, sta preparando la sua sposa, la sta curando teneramente, sta togliendo tutte le imperfezioni. Il capitolo 15 di Prima Corinzi, l'apostolo Paolo descrive quella che sarà l'eternità per il credente, gli avvenimenti dal punto di vista spirituale degli ultimi tempi, la vittoria di Cristo su tutto ciò che ha avuto sempre dominio sull'umanità. Riceveremo un nuovo corpo, potente, adatto per stare con il Signore, adatto per godere di tutto ciò di buono che Dio ha preparato per noi eternamente. Abbiamo un breve tempo per mettere in ordine le cose della nostra vita. Quante parole che sono dettate dalla superficialità di un cuore che non sta facendo altro che respingere la grazia del Signore. Oggi è il giorno della grazia. Accetta Gesù nel tuo cuore. Chi ti dice il tempo che ti resta da vivere? Gesù sta per tornare quando meno te lo aspetti. Questa parola ci spinge proprio a non perdere del tempo. Questa frase, questo termine ci spinge proprio a maggiore responsabilità, affinché ci adoperiamo ancora di più per il regno di Cristo Gesù. Colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto. E la Chiesa e lo Spirito rispondono: amen. Vieni, Signor Gesù.